Senza fine, la meraviglia dell'ultimo amore, edito da Feltrinelli. Questo è il libro che lo scrittore bolognese Gabriele Romagnoli ha presentato martedì scorso a Pozzallo. Noi abbiamo fatto quattro chiacchiere con Gabriele Romagnoli. La prima domanda è quella di rito. Cosa possiamo leggere tra le righe della sua ultima fatica letteraria? Tra le righe, non so, io solito leggo le righe e le righe conducono a un finale, direi, glorioso della propria esistenza, perché se uno trova l'ultimo amore, invece della parola fine, scrive senza fine. Com'è nata la passione per la scrittura? Dalla più tenera infanzia, talmente lontana che non me la ricordo quasi più, perché all'età di 4 anni e mezzo mi misero gli occhiali, lì ho imparato a leggere, successivamente a scrivere, e credo di aver scritto il primo racconto a 7 anni. Le chiedo Romagnoli se oggi nell'era del digitale tutti possono scrivere. No, questo è uno dei problemi, perché tutti credono di poter scrivere. Io ancora me lo chiedo, se ho qualche dubbio ogni tanto se ho la licenza di pubblicare, altri sono più temerari e qualche volta sarebbe meglio fossero più prudenti. L'ultima domanda a Romagnoli per questa piacevole conversazione. Perché in Italia si legge poco? Ma io credo che in realtà il grande problema è che si legge male, più ancora che poco. Non ne farei mai un problema di quantità, bisogna andare a vedere la qualità di quello che si legge. La gente legge continuamente, ma legge tante sciocchezze. Grazie. Ringrazio Gabriele Romagnoli, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.